Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. E abbiamo in diretta adesso il segretario generale dell'UGL, Unione Generale del Lavoro, che salutiamo. Buongiorno. Paolo Capone. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, Paolo Capone, dicevo, è il segretario generale UGL e ci parlerà oggi di alcuni temi che affrontano proprio il mondo del lavoro. Tra l'altro è stato presentato proprio il 28 aprile scorso il rapporto Censis UGL e la prima domanda che voglio fare a Paolo Capone è, intanto prendendo spunto dal tema che è il lavoro o è troppo poco, come nasce la sinergia con il Censis e soprattutto l'idea del sindacato UGL di commissionare questo rapporto annuale proprio ad hoc ad uno dei più noti centri di studio di indagine sociale? Beh, intanto proprio perché ci siamo rivolti al Censis, proprio perché è il più grande istituto di ricerca economico e sociale, e il professor De Rita, che ci ha onorato della sua presenza nella presentazione, raccontando con la sua autorevolezza, con la sua umanità, quello che sta succedendo in Italia, è per noi un punto di onore, ma è soprattutto un servizio che offriamo attraverso questa ricerca del terzo anno, e proprio in occasione del 1° maggio, qualche giorno prima, ovviamente per motivi tecnici, diciamo, per l'uscita dei giornali, che forniamo al mondo sociale, al mondo del lavoro, al mondo dell'informazione, delle ricerche specifiche su alcuni temi. Quest'anno era proprio sul mismatching, sulle difficoltà, quel mismatching che c'è tra domanda e offerta. Da una parte sappiamo, come dire, raccogliamo dalla stampa, dalle informazioni, anche dall'esperienza diretta, che c'è richiesta di molto lavoro, cioè richiesta di figure professionali di varia natura, e poi dall'altra parte c'è un numero di disoccupati, soprattutto in ambito giovanile, anticipo un primo dato, che è del 23,7%, contro l'8% di media, 8,1% di media nazionale. Ecco, su questo ci siamo interrogati: perché non si incrociano i dati, perché delle aziende che vogliono, che offrono lavoro, non trovano lavoratori che sono disposti a lavorare per loro. Una delle statistiche afferma che solo una persona, un giovane su quattro, riesce a trovare un lavoro che è confacente con quello per cui si è preparato, ha studiato, si è formato. Questo dato è impressionante, se vogliamo, ma cosa vuol fare in pratica? Qual è la strategia dell'UGL per migliorare anche questa situazione? Beh, intanto così aprire un dibattito su dati certi, evitando un po' pure quello che è la parte più, così, più emozionale, e fare un approfondimento. Per questo ci siamo rivolti al Censis e non magari a un altro istituto di rilevazione statistica, perché qui dietro i numeri c'è la storia del paese, e il Censis credo che sia proprio il soggetto più adeguato, perché hanno un approccio sociologico, ad analizzare il tema. Bene, il tema analizzato, quello sull'over education, cioè avere un livello di preparazione superiore al lavoro che si sta compiendo, è la risultanza di una serie di fattori. Intanto nel nostro paese i passaggi che inducono il giovane dal percorso scolastico primario al secondario, dal secondario a quello universitario, sono, diciamo così, tracciati nel 99,9% dei casi dalle reti informatiche, dalle reti familiari, dalle aspirazioni o dalle esperienze dei genitori, che dicono ai figli: fai liceo, vai all'istituto tecnico, iscriviti a legge piuttosto che a medicina. Cioè, quindi non c'è un sistema che provvede all'orientamento, non lo fa la scuola, e le famiglie lo fanno per come possono, insomma, con un approccio che non è razionale, non tiene conto degli andamenti anche del mercato, delle richieste del mercato del lavoro, e tiene conto spesso più delle aspirazioni dei genitori stessi. A volte si hanno qualche buon amico che consiglia, ma più di là non si va. Quindi c'è un primo tema
che è l'orientamento. Ecco, volevo soltanto informare i nostri ascoltatori che avremo l'UGL qui a Torino al Salone del Libro il 18 maggio, ovviamente per tutta la durata anche del Salone, presso lo stand UGL. Ma ne parliamo tra pochi minuti con il segretario generale Paolo Capone, perché affronteremo e continueremo ad affrontare il problema del mismatch tra giovani e lavoro. Come si affronta e come si affronterà nel futuro il lavoro, soprattutto il problema del distanziamento tra scuola e lavoro dei giovani. Stavamo proprio parlando prima appunto su questo problema e vogliamo magari riprendere il discorso, soprattutto sulla fuga dei cervelli, anche la difficoltà dei giovani di trovare lavoro. Beh, intanto abbiamo detto qual è il problema dell'orientamento, poi c'è un problema dell'offerta formativa sia delle scuole di secondo livello sia dell'università, che dovrà essere riallineata a un'esigenza lavorativa che è quella che viene richiesta dalle aziende. Tanto pure qui, per avere brevissimamente un numero di riferimento, nel 2024 si stimano che mancheranno all'appello 12.000 laureati in medicina e nel settore delle professioni sanitarie non mediche. E qua pure il numero chiuso, qualche riflessione sul numero chiuso, qualche riflessione la dovremo fare. 8.000 laureati nel settore statistico ed economico, 6.000 laureati nell'area STEM, cioè nelle lauree tecnologiche, e 3.000 nelle aree giuridiche e politico-sociali. Quindi questo è il Censis ha fotografato per il 2024 questa situazione. Quindi evidentemente c'è un problema. Per la fuga dei cervelli, e qua è veramente si apre un altro capitolo importante. Abbiamo negli ultimi 10 anni 1 milione di persone che è uscito fuori dall'Italia per andare a lavorare in altri paesi. Di questo 1 milione di persone, uno su tre è un giovane e uno su quattro è un laureato. Quindi evidentemente queste persone non hanno trovato nel nostro paese, rispetto alle loro competenze, alle loro qualifiche, un lavoro adeguato, spesso anche perché da noi le retribuzioni a tutti i livelli sono molto basse. Statistica del Censis che facevamo l'anno scorso e che è stata abbastanza famosa e abbastanza, diciamo così, ha rimbalzato molto. Il Censis ha stimato meno 2,9% negli ultimi 30 anni il valore reale degli stipendi in Italia. Per fare un paragone, Francia e Germania stanno più 30% nello stesso periodo. Ecco, quindi un problema soprattutto perché evidentemente ci sono anche degli stipendi troppo bassi oppure delle offerte più allettanti all'estero. Ma qual è la strategia che UGL vuole adottare e soprattutto per sensibilizzare anche su questi temi? Allora, sicuramente va fatta una politica dei redditi più coraggiosa. Devono avere più coraggio le imprese, devono avere più coraggio le organizzazioni sindacali, e bisognerebbe arrivare ad un sui redditi ad una normalizzazione che consenta peraltro quello che la Costituzione dovrebbe garantire a tutti, che è un lavoro per vivere dignitosamente per se stessi e per la propria famiglia. Quindi su questo prima di tutto i redditi, poi dopo i redditi anche la valorizzazione delle qualifiche migliori. Noi abbiamo, soprattutto nei primi approcci, questo è un altro elemento che è uscito da questa ricerca, nei primi lavori che i giovani fanno, in Italia hanno una retribuzione più bassa di quella di qualsiasi altro paese dell'OCSE e in particolare poi dell'Europa ovviamente. Quindi diventa difficile affrontare la propria vita, programmare la propria vita senza avere certezza. Se si considera per esempio che dei giovani che riescono a trovare lavoro, il 39%, cioè 2 milioni di persone, svolge lavori non standard, ovvero lavori che sono con contratti a termine o contratti part-time, il che vuol dire che hanno retribuzioni basse e che non riescono a fare programmi per la propria vita futura. Quindi qui si innesta tutto un altro discorso, che è quello delle politiche demografiche che in Italia, che vedono l'Italia all'interno dell'Europa essere agli ultimi posti per proliferazione.
Molto bene, e invito ovviamente i nostri ascoltatori dopo una breve pausa musicale a continuare a seguirci, perché parleremo del decreto lavoro che è stato presentato nei giorni scorsi ai sindacati a Palazzo Chigi. E siamo di nuovo in diretta con Paolo Capone, segretario generale UGL, Unione Generale del Lavoro. E una domanda sulla presentazione ai sindacati nei giorni scorsi del decreto lavoro a Palazzo Chigi. Cosa ne pensa? Qual è in merito la posizione dell'UGL oggi per il recupero del valore economico del lavoro? Beh, diciamo che il 30 è stato in maniera un po' inusuale, alla vigilia del 1 maggio, presentato alle organizzazioni sindacali un pacchetto di interventi sul lavoro chiamato decreto lavoro, che vanno più o meno nella direzione di quello che le organizzazioni sindacali tutte avevano chiesto nei mesi precedenti e nelle settimane precedenti, insomma quando ci sono stati incontri sui vari tavoli con il governo. In particolare la principale, il taglio del cuneo fiscale che tutti avevamo chiesto necessitare in maniera significativa, bene, questo taglio è stato del 7% per sommato a quello che era già stato fatto nel precedente finanziario a novembre, il 7% sui redditi fino a 25.000 euro e il 6% sui redditi fino a 35.000 euro. Questo vuol dire tra le 80 e i 100 euro di disponibilità in più nelle buste paga dei lavoratori. Credo che già questo, con un termine poco più calcistico che economico, vale il prezzo del biglietto, perché è un intervento importante in un momento in cui l'inflazione, seppur calata negli ultimi tempi, è scesa sotto le due cifre, è comunque molto alta e viene evitata proprio in questi giorni anche con un probabile ulteriore aumento, quindi siamo intorno all'8-8-3%. E insieme a questo intervento c'è stata la detassazione dei fringe benefit, soprattutto su quei lavoratori che hanno carichi di famiglia più importanti, quindi con più figli. È stato stabilito che i ragazzi che vanno in alternanza scuola-lavoro durante il loro periodo scolastico vengano coperti da una polizza dell'INAIL che prima non avevano. Sono stati fatti interventi di sostegno per la conciliazione tempi della vita, tempi del lavoro, c'è la modifica sostanziale del reddito di cittadinanza che mantiene la sua specificità di assistenza per coloro che sono fragili e per coloro che hanno difficoltà a poter sopravvivere senza lavoro e non sono in grado di poter lavorare, differenziandoli da quelli invece da un diverso intervento che viene fatto per viabili e arruolabili. Allora, se prima a queste due categorie veniva data una soluzione unica per due esigenze diverse, adesso vengono date due soluzioni diverse. Le persone che stanno in reddito, che avranno il beneficio, che hanno la possibilità di lavorare, avranno un beneficio per raggiungere obiettivi di formazione per il lavoro. Gli altri invece avranno l'assistenza così com'era. Benissimo, intanto invito anche gli ascoltatori a rimanere in ascolto con noi in diretta, perché dopo una breve pausa musicale parleremo anche della presenza dell'UGL e del suo segretario e poi anche di una loro casa editrice al Salone del Libro di Torino, che inizierà, come sapete, il 18 maggio. A tra poco. E siamo di nuovo in diretta con Paolo Capone, segretario generale dell'UGL, e intanto volevo parlare in questo momento del Salone del Libro, perché so che sarete presenti con uno stand sì. e con una casa editrice. Una delle domande era proprio l'importanza dell'attività culturale editoriale per un sindacato come il vostro. Beh, io credo che nelle attività sindacali, se dovessimo limitare le nostre azioni soltanto alle mere rivendicazioni, faremo sicuramente buona parte del nostro lavoro, lo faremo pure bene, ma non avremmo esaurito tutte quante le esigenze che rappresentare dei lavoratori e rappresentare coloro che non hanno lavorato e rappresentare coloro che vorrebbero lavorare poi comporta. Questo per dire che cosa? Molto brevemente, che se non si ha la capacità anche di fare riflessioni più alte, rischiamo di rimanere su un livello importante, fondamentale, garantito dalla Costituzione, ma
su un livello non tanto rivendicativo. Questa attività la svolgiamo con una collana che si chiama Pensiero Sindacale, abbiamo già pubblicato sei libri, sono in pubblicazione ancora libri di Gennaro Malgeri, Mario Bossi Sentieri, Travè, Ada Fighera, Bresti, insomma c'è un piuttosto ricco parterre di autori che ha messo a disposizione la loro sapienza. Quello che è l'ultimo pubblicato, uscito una settimana fa, è di De Benoit, Edouard Baird e il sindacalismo rivoluzionario, insomma una cosa piuttosto importante. Poi abbiamo un'altra collana invece più di manualistica, più adatta a insegnare il fare più che a riflettere su cosa, e questa si chiama Saperi, diretta da un nostro collega, il responsabile dell'ufficio studi, e anche lì pubblichiamo mensilmente approfondimenti su tematiche di carattere più propriamente sindacale, dalla contrattualistica alla comunicazione, al come leggere le finanziarie, a tutte quante una serie di argomenti che sono la cassetta degli attrezzi del sindacalista. In più pubblichiamo un quotidiano che esce sei giorni a settimana, e abbiamo un progetto importante di cui parleremo magari in un'altra occasione, per un bimestrale culturale di un certo taglio e di un certo livello, ma ne parleremo la prossima volta. Tra l'altro ricordo che il sito web si intitola edizionisindacali.it, è possibile andare a vedere anche le ultime presentazioni, gli ultimi libri editi, e tra l'altro saremo al Salone del Libro, al Padiglione 3, stand RO1, vi aspettiamo. Perfetto. E invito quindi gli ascoltatori ad andare a trovare ovviamente il segretario generale UGL, che sarà presente all'inaugurazione il 18 maggio, e lo stand appunto dell'UGL. Intanto ringrazio Paolo Capone. Grazie a lei. Grazie per essere intervenuto, e annuncio che il 18 di maggio, nel pomeriggio, lo avremo proprio qui in studio a Torino, in diretta, quindi anche visiva questa volta. Quindi seguiteci il 18 maggio, inaugurazione del Salone del Libro. Il mattino saremo al Salone, nel pomeriggio alle 14 qua in diretta radio. Ci vediamo presto allora. Arrivederci. Arrivederci. Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.